16 di agosto il fermo biologico per il secondo anno consecutivi, siamo riusciti a spostare di 15 giorni così come era negli anni precedenti l'apertura del fermo, dando un'importante risposta al territorio perché appunto dal 1 al 15 si è data appunto la possibilità alle nostre imprese di pesca, ma non soltanto, anche ai ristoratori, alla filiera della filiera commerciale, di poter pescare, commercializzare, portare sulle tavole dei nostri ristoranti, anche delle nostre case, il pesce diciamo, locale. Una risposta importante che diciamo, consente di fare l'economia in un momento nel quale appunto c'è più clientela, quindi più gente che può avvicinarsi a diciamo, questo settore. L'evento nazionale del 21, del 19, 20 e 21 di agosto accompagna la Sagra del Pesce. Ci sarà questo momento bello, importante, di informazioni di quelle che sono le qualità del pesce azzurro, del pesce povero, chiamiamolo così. E nello specifico ci sarà 19 e 20 appunto un evento istituzionale, nel quale appunto si racconterà, diciamo, quelle che sono le grandi opportunità legate anche ai fondi europei, diciamo al FEAMP nazionale. E il 21 invece si concluderà questo momento con uno show cooking, avremo tre cuochi che cucineranno pesce azzurro e lo offriranno gratuitamente a tutti coloro i quali si presenteranno, che verranno in questo momento di festa grande, importante, conclusiva della bella Sagra del Pesce Termolese. E dicevo, il 21, solo il 21, si farà questa manifestazione con il pesce azzurro che verrà offerto gratuitamente fino a capienza di 20.000 persone. Come mai?